La prima tappa del tour di vaccinazione itinerante nella nostra provincia è iniziata oggi da Borgo Pace. Il camper vaccinale dell'ASUR è rimasto parcheggiato dalle 9 alle 12 al Palazzetto dello Sport a disposizione di cittadini e turisti e ben 31 persone tra residenti di Borgo Pace e comuni limitrofi, ma anche turisti, si sono fatti inoculare il vaccino. Tra questi c'erano diversi under 18, a tutti è stato somministrato il vaccino Moderna, ma sono state inoculate anche 4 dosi di Johnson a persone over 60. Un servizio importante messo a disposizione dalla Regione Marche, per il quale non era necessaria alcuna prenotazione. I moduli da compilare sono stati consegnati sul mezzo stesso, sul quale potevano accedere soltanto persone di età dai 12 anni in su, con tessera sanitaria al seguito. I camper sosterranno nei diversi comuni della regione, ve ne sarà uno per ogni area vasta, ciascuno dotato di frigorifero. Un'occasione per accelerare la campagna vaccinale anti-Covid e soprattutto preziosa per chi abita nei piccoli paesi dell'entroterra con difficoltà a muoversi. Plaude all'iniziativa anche il sindaco di Borgo Pace, Romina Pierantoni, sul posto questa mattina assieme al direttore del Dipartimento di Prevenzione ASUR, Eugenio Carlotti. Dopo Borgo Pace sarà la volta di Frontino, Carpegna, Montegrimano, Sassofeltrio, Tavoleto e Mercatino Conca. Poi si passerà ad altri territori del distretto di Fano e di Pesaro. Le somministrazioni saranno fatte a giorni alterni. Laddove, fanno sapere dall'ASUR, non ci sia a disposizione un locale da affiancare al camper mobile nel quale somministrare i vaccini e fare la fase di valutazione e accettazione, sarà impiegata un'autoambulanza in appoggio al camper. Avere dei servizi di prossimità come quello del camper che ci è stato messo a disposizione dall'ASUR questa mattina è sicuramente indispensabile e è veramente quello che chiediamo da sempre, quindi servizi sanitari di prossimità. Testare in questo momento con il camper questo metodo è sicuramente un'azione che diventerà indispensabile e preziosissima per settembre-ottobre, quando dovremo rifare i richiami per i nostri over 80 e over 60, in cui le difficoltà di spostamento le avevamo evidenziate più volte.